Salve a tutti ragazzi, sono ZoeBest, continuano i video analisi sui segreti, sugli easter egg, sulle cose nascoste delle mappe zombie di Black Ops 3 uscite finora, Shadows of Evil e The Giant. In questo video andremo a leggere dei documenti nascosti per la mappa delle varie frasi che si ricollegheranno in qualche modo al video precedente che avevo fatto sulle due mappe che avevamo ricostruito di Shadows of Evil e The Giant. Partiamo subito. Iniziamo subito con Shadows of Evil. Come ben saprete, ci sono degli elementi che la ricollegano a Mob of the Dead. Tutti voi conoscerete il poster che avevamo visto mille volte. Bene, sono stati trovati altri elementi. Primo tra tutti, appena usciti dallo spawn sulla destra, abbiamo un chiaro riferimento a Sal De Luca. C'è questa lavanderia e appeso c'è un panno da carcerato con un foglio appiccicato sopra. Se andremo appunto a tirare una granata a questo foglio, il foglio scomparirà per ricomparire nella cassa che si trova di fronte a noi. Andando a prendere questo foglio ci verranno dati 500 punti, ma andiamo a vedere un attimo cosa c'è scritto su questo foglio. Ecco, facendo uno zoom riusciamo chiaramente a vedere che questo è un ordine di lavaggio dei panni ed è firmato Sal De Luca, ragazzi. Sal De Luca, che è uno dei personaggi di Mob of the Dead. Un'altra cosa che possiamo considerarla più che un riferimento si trova qua sotto, dove si prendono le spade. Attaccato al muro ci sarà la cartina della mappa Mob of the Dead, la cartina di Alcatraz. Si può chiaramente distinguere dietro a questi personaggi che sono stati a quanto pare dispersi. Un ultimo chiaro ed ovvio riferimento a Mob of the Dead è più nascosto degli altri. Se mentre i giocatori attivano il paga punch di sotto, uno di loro sta o più sta fuori qua dallo spawn e guarda in cielo, dopo aver completato l'attivazione del paga punch, quindi l'ultima evocazione, vedremo questo aereo che vi risulterà molto familiare sorvolare questa Shadows of Evil, ragazzi. Questo è grosso, potrebbe voler dire veramente di tutto. Non vediamo però nessuno a pilotarlo e può essere quindi controllato da chissà quale forza misteriosa. Shadows of Evil sono anche presenti degli spezzoni di carta con delle scritte sopra, un po' come avevamo visto in Origins. Se il primo lo troviamo qui di fianco alla Stamina Up, lo riusciamo a leggere puntando un cecchino, riusciamo a leggere solamente la prima riga però. Only the cursed survive, questo significa solo il maledetto sopravvive. Cursed ha come traduzione maledetto oppure odioso, ma la vedrei più come maledetto. Un secondo biglietto si trova qui dal porto dove c'è la bibita. Dobbiamo ringraziare lo youtuber Mr. Waffles per la traduzione, in quanto non si riesce a capire nulla, ma hanno trovato il modo di tradurlo, quindi probabilmente ci sarà tramite lo stesso sistema il modo di tradurre anche l'altro documento all'inizio, la riga sotto. La traduzione è: M è interessato a questi esseri indegni. M sta per l'iniziale di un nome, potrebbe essere Monty, potrebbe essere Maxis. Io penso sia probabile che sia Maxis, ma potrebbe essere anche l'uomo ombra, che come iniziale ha la M. Continua con la riga sotto. Tutto il suo lavoro verrà annullato. All his work will be undone. Firmato X. Può essere che questo X stia per Maxis, magari una sorta di abbreviazione a Maxis. Infatti altri con X nel nome non ne conosciamo, però Maxis è, mentre M potrebbe essere Monty oppure l'uomo ombra. Comunque resta una luna di mistero anche in questo. Un terzo messaggio segreto è presente sotto alla mappa di Alcatraz che vi avevo mostrato prima, ed è questo qui. Un foglio contenente in alto una formula e immediatamente sotto tanti numeri. Ragazzi, è stato trovato il modo di decifrare questi numeri attraverso la formula che ci è stata data sopra, ed il messaggio che ne esce è questo: quello senza forma sarà la loro rovina. Forse quello senza forma sarà lo Shadowman e sarà la rovina molto probabilmente per gli abitanti o per i personaggi della mappa di Shadows
of Evil. Questa è una teoria abbastanza probabile, potrebbe essere che questo messaggio lo abbia lasciato anche Maxis in un altro universo. Ragazzi, comunque è una frase abbastanza interessante. Un'ultima cosa che vi volevo mostrare è che dietro ad una finestra in Shadows of Evil è presente uno zombie che tiene in mano un foglio con sopra scritta una M. Una M, prima vi ho fatto leggere un messaggio dove all'inizio si citava questo M. Ma per chi sta questo M? A questo punto mi sa che non sta per Maxis, ma potrebbe stare per un personaggio particolare, addirittura esterno alla storia. Insomma, ditemi qua sotto cosa ne pensate, perché adesso si crea davvero un grande mistero su chi sia questo M. Prima di passare a The Giant vi faccio ascoltare alcune registrazioni audio, tra cui una di Maxis stesso che troviamo su Shadows of Evil, che vi fanno un attimo capire il concetto delle dimensioni che sta nascendo con questo Black Ops 3. I custodi vogliono sfruttare i punti deboli fra le dimensioni per consentire ai loro padroni di entrare in questo mondo. Vanno respinti a ogni costo! Mi dispiace, ora non ho tempo per spiegare. Ho un universo da rimettere a posto. Ai superstiti di questa realtà. Mi dispiace. Purtroppo non ho alcuna parola di conforto da offrirvi. Spero di riuscire a rimuovere dall'universo il male che ci affligge da tanto tempo. Però, in cuore mio so che molte altre dimensioni spariranno per sempre durante il nostro viaggio verso la pace. E dopo la conferma quindi delle dimensioni parallele, passiamo a The Giant. Qui abbiamo altri pezzi di carta sparsi nella mappa. Il primo contiene questi numeri che sono i numeri che troviamo nella tavola periodica. Una volta che prendiamo questi numeri e li sostituiamo con i nomi degli elementi della tavola periodica, otteniamo il seguente messaggio. Nella cella sotto le onde è dove l'onore soffre. Non ha molto senso detta così, bisognerebbe iniziare a pensarci, a guardare che cosa potrebbe nascondere questa frase. Sicuramente, ragazzi, non è messa a caso. Se avete qualche idea, scrivetela qua sotto nei commenti. Un secondo codice lo troviamo invece al teletrasporto A, dentro al teletrasporto in alto. Questo è un po' più semplice da decodificare in quanto è un codice a barre, e una volta che l'avremo scansionato tramite applicazioni apposite ci ritornerà il seguente messaggio. La montagna deve essere cercata per quello congelato. The Frozen One, colui che è congelato, è inteso come una persona congelata. Bisogna quindi cercare una montagna per costui. Ragazzi, vi ricorda qualcosa? Se non avete visto il video che ho fatto precedente delle mappe, lì, per chi l'ha visto, era presente in una di quelle coordinate una montagna austriaca che era, guarda caso, una cava di ghiaccio. Questo sì, potrebbe davvero significare qualcosa. Può essere che qualcuno o necessiti di questa montagna, o questo congelato, questa persona congelata, può essere anche rimasta congelata all'interno della montagna. Ma perché dobbiamo quindi cercare questa montagna? Mi viene da pensare che ci sia un uomo congelato o un qualcosa di congelato che necessiti di questa montagna per un qualche sorta di processo con l'elemento 115 o qualcosa di simile. Insomma, sicuramente non è messa a caso. Ci sono altri due messaggi codificati nella mappa che per ora non sembrano avere ancora una decodifica opportuna. Il primo si trova togliendo la mattonella qui nella stanza dove si trovava originariamente il Thompson, ed è questo messaggio qui. Il secondo invece si trova dove era originariamente nelle altre mappe il Jug, guardando dalla finestra in avanti, appoggiato sopra questa lavagna. Un'ultima cosa su The Giant, che sicuramente molti di voi conosceranno già, è la presenza, anche qui, dell'aereo di Mob of the Dead sul tetto del teletrasporto C. Non sappiamo ancora che cosa significhi, però ragazzi, è lì. Prima di concludere questo video, volevo farvi vedere alcune curiosità della mappa Infection nel multi.
multiplayer di Black Ops 3. In questa mappa sono infatti presenti numerosi elementi zombie piuttosto interessanti. Primo tra tutti la casa, che sembrerebbe essere la casa di Samantha, come appunto compariva nel foglio delle mappe che abbiamo ricavato da Shadows of Evil. È esattamente uguale, appoggiata sopra il masso. Un'altra cosa, vagando all'interno delle case troviamo questa casa particolare sotto sopra, dove notiamo appoggiati due fumigator, e cambiando stanza ne troviamo un altro di fumigator appoggiati in questa casa. Io quindi chiudo questo video con questo e mostrandovi anche il foglio, il primo spezzone di carta in assoluto che ci è stato mostrato per la prima volta in Origins. Eccolo qua. E non è stato tutt'oggi, a quanto mi risulta, tradotto. Quindi ragazzi, se avete qualche minima idea e avete voglia di mettervi a tradurlo, ragazzi, eccolo qui, tutto pronto per voi. Fatemi sapere, come sempre, qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un bel like se avete apprezzato, condividete questo video e ditemi la vostra su questa nuova storia zombie in Black Ops 3. Da Zombies quindi per ora è tutto. Ciao ciao!